Ciao a tutti, io sono Chiara e sono del Perché, il laboratorio della curiosità. Ci troviamo proprio vicino alla Mole Antonelliana e quindi non potevamo perdere l'occasione di partecipare anche noi al Torino Film Festival. Così per il programma educational del festival abbiamo deciso di proporvi un viaggio alla scoperta della percezione visiva e dell'importanza che questa ricopre per il mondo del cinema. Avevo talmente tante cose da farvi vedere che non potevo non chiedere il supporto e l'aiuto di due fidati colleghi e quindi insomma sto per presentarvi Jacopo e Lorenzo. Seguiteci! Jacopo, ma dov'è Chiara? Lorenzo, non lo so, la stiamo aspettando per il Torino Film Festival, ma forse in ritardo? Ciao, ma cosa ci fate qui al Perché? Non dovevamo vederci per il Torino Film Festival, sperimentare questa nuova versione tutta online? E appunto, siamo qui al Perché per sperimentare cosa ci sta dietro a un film. Come scienziati possiamo approfondire un sacco di cose, curiosità come funzionano i nostri occhi o come funziona la luce, tutte cose che c'entrano con i film. Eh sì, in effetti, il senso della vista e tutti i meccanismi che ci stanno dietro nascondono un sacco di scienza. Poi si può parlare di luce, di colori. Io ci sto, un po' di domande ce le avrei. Dai, allora, andiamo a sperimentare. Una delle prime domande che ci vengono in mente pensando alla visione di un film è probabilmente questa. Come funzionano per davvero i nostri occhi? Vediamo se Jacopo e Lorenzo ci aiutano a capirlo. L'occhio è l'organo che si occupa del senso della vista, ma come funziona? La luce arriva ed entra tramite la cornea, una membrana trasparente. Da lì, attraverso la pupilla, un piccolo foro, raggiunge la retina, che è la parte dove viene raccolta l'immagine, una specie di schermo, che funziona come le vecchie pellicole cinematografiche. Lì, coni e bastoncelli, che sono delle cellule che reagiscono alla luce, trasformano la luce in un'informazione elettrica che va fino al cervello tramite il nervo ottico. I coni sono particolarmente sensibili ai colori, mentre i bastoncelli servono per la visione crepuscolare, sono infatti molto sensibili alla luce e ci permettono di vedere anche quando ce n'è poca. Come mai abbiamo due occhi? Per scoprirlo facciamo un piccolo esperimento con questa scatola un po' particolare. La sfida è allineare il cerchio verde, che è mobile, con quello rosso, che invece è fisso. Come potete vedere, grazie alla videocamera è facile capire quando i due dischetti sono allineati, perché quello è l'unico momento in cui entrambi sono a fuoco. Con i nostri occhi risulta ancora più semplice, perché vediamo entrambi i cerchi sempre a fuoco, e inoltre è più facile percepire la distanza e la profondità. Ora Jacopo prova a ripetere per noi l'esperimento utilizzando però un occhio solo. Sarà più facile o più difficile? Come vedete, questa volta il risultato è molto più deludente, ma non è colpa di Jacopo. È proprio che guardando con un occhio solo diventa molto più difficile percepire le distanze e la tridimensionalità. E questo ci spiega l'utilità di avere due occhi. Per testare l'utilità dell'avere due occhi possiamo cimentarci in una sfida ancora più semplice. Jacopo e Lorenzo proveranno a passarsi una pallina, anzi no, un poliedro stellato che ricorda proprio il logo del Torino Film Festival, nonché la stella 12 punte che si trova sulla cima della Mole Antonelliana. Okay, con entrambi gli occhi è un gioco da ragazzi. Ma se invece guardiamo con un occhio solo? Come vedono gli animali? Abbiamo scoperto come funziona il nostro occhio e come funziona il nostro senso della vista. Ma chissà se gli animali vedono proprio come noi. In realtà abbiamo scoperto che parecchi animali nel corso del tempo e del processo evolutivo si sono adattati all'ambiente in cui vivono. Vediamo un po' di esempi. Per esempio, le foto che vedete in alto. Sulla sinistra vediamo un elefante, così come lo potrebbe osservare una persona. E sulla destra il contenuto della fotografia è un altro elefante, però c'è qualcosa di diverso. È un po' come se noi lo osservassimo attraverso un paio di occhiali da sole. Grazie Lorenzo, sei preparatissimo. Ma chi è che può vedere così? In realtà ad avere
quella percezione è un altro elefante. E se ci pensate, gli elefanti vivono proprio in ambienti molto assolati, con una luminosità molto elevata, e pertanto nel corso del tempo il loro occhio ha sviluppato una membrana che serve proprio a proteggere l'occhio dalla luce solare. Quindi è come se gli elefanti avessero un paio di occhiali da sole incorporati. Grazie. E invece nel secondo riquadro, vedete, ci sono rappresentati dei pesci. Ecco, sulla sinistra ci sono i pesci così come li vedremmo noi. Sulla destra ci sono dei pesci, ma c'è qualcosa di strano. È tutto un po' tondeggiante, sembra quasi una fotografia scattata con un obiettivo fisheye. E il nome non è casuale, perché quello dell'obiettivo fisheye è proprio l'effetto della vista dei pesci. I pesci, a differenza nostra, che abbiamo due occhi posti frontalmente sul capo, hanno due occhi ma ciascuno posto su un fianco e non possono girare il collo per guardarsi intorno. Pertanto il loro occhio si è adattato per dargli un campo visivo di circa 180 gradi. Che cosa succede? Che un pesce non riesce tanto a distinguere che cosa è in primo piano e che cosa è sullo sfondo, ma riesce a mettere a fuoco e a vedere più ingrandito quello che sta proprio al centro del suo campo visivo, più vicino a lui. E questo è fondamentale, per esempio, nel caso in cui si trovi vicino a un predatore. Deve vederlo subito, vederlo bello chiaro e grande per poter scappare. Vediamo altri esempi. Nell'immagine che vedete a sinistra ci troviamo in un bosco, di notte. Pensiamo che sia mezzanotte, per esempio. Intravediamo un pochettino le sagome intorno a noi, le foglie degli alberi, però non riusciamo a percepire bene il colore delle foglie e di quello che ci sta intorno. Sulla destra vediamo lo stesso bosco, però c'è qualcosa di diverso, c'è molta più luce, quasi come se fossimo verso le prime ore del mattino. In realtà l'orario è proprio lo stesso, quello che cambia è l'osservatore. La scena di sinistra è osservata attraverso gli occhi dell'uomo, la scena di destra attraverso gli occhi di un gufo. E perché un gufo vede così? Perché è un rapace notturno e quindi di notte ha bisogno di volare, andare a caccia e identificare i suoi predatori. Capite bene che se dovesse andare a caccia vedendo nello stesso modo in cui vediamo noi, di prede ne porterebbe a casa molto poche, rimarrebbe a bocca asciutta. Invece, nel corso del tempo il suo occhio si è adattato con delle pupille molto più grandi e tonde, e queste pupille riescono a raccogliere anche quella poca luce che filtra, per esempio, dalla luna o dalle stelle, e quindi la sua visione è molto più nitida e chiara della nostra. E invece sotto, rimaniamo sempre in tema di volatili, vedete nell'immagine di sinistra una scena di montagna, al centro della scena c'è una marmotta, probabilmente appena uscita dalla sua tana lì nascosta in mezzo alle rocce. Anche a destra c'è una marmotta. Qual è la differenza? Che la vediamo molto più grande, quasi come se fosse inquadrata con uno zoom di una macchina fotografica. In realtà anche in questo caso ciò che cambia è l'osservatore. A sinistra c'è la marmotta vista attraverso gli occhi dell'uomo e a destra c'è la stessa marmotta ma vista dal falco. Avete presente, no? Il falco quando vola in alto nel cielo, fa dei cerchi in tondo, quando identifica a terra la sua preda scende in picchiata velocissimo, afferra la preda con gli artigli e se la porta via. Ovviamente scendendo in picchiata deve essere sicuro di non mancare il bersaglio, quindi i suoi occhi nel tempo hanno sviluppato proprio una sorta di zoom naturale che gli permette di vedere le immagini ingrandite e poter distinguere bene la marmotta dalle rocce che ci sono a fianco. Bastano gli occhi per vedere? Tutti noi siamo stati al cinema almeno una volta. Entriamo nella sala buia, prendiamo posto e poi aspettiamo che inizi il film. Ed è proprio quando il primo raggio luminoso viene inviato dal proiettore sullo schermo che inizia la magia del cinema. Quindi possiamo dire che il cinema sia tutto basato su un'alternanza di luce e buio. Ma a cosa ci serve la luce? La luce ci serve a vedere che cosa abbiamo intorno, oppure chi emerge dal buio intorno a noi. Ciao Jacopo! Allora, senza luce
non potrebbe esistere il cinema, ma anche il nostro senso della vista non potrebbe funzionare. Infatti abbiamo detto che per vedere noi abbiamo bisogno degli occhi che raccolgano gli stimoli visivi dall'ambiente esterno, abbiamo bisogno del cervello che interpreta i messaggi che riceve attraverso il nervo ottico e abbiamo bisogno della luce. Senza luce non possiamo vedere. La luce viene utilizzata nel cinema anche proprio per creare effetti diversi, per esaltare alcune emozioni, spavento, gioia oppure senso di mistero, e grazie alle luci, alle ombre e al buio abbiamo proprio una serie di effetti diversi, senza cui il cinema non sarebbe lo stesso. Qual è il ruolo del cervello nella percezione visiva? Allora, facciamo il punto. Abbiamo detto che per guardare servono gli occhi, la luce, però serve anche il cervello. Io, per esempio, in questo momento sono un po' disorientata, vedo tante me ripetute, perché il mio cervello riceve tante sensazioni visive che vengono raccolte dagli occhi e poi vengono inviate al cervello, ed è il cervello che deve elaborare il messaggio e quindi fornire quella che è la vera e propria percezione visiva. A volte però il nostro cervello si inganna, perché interpreta in una maniera scorretta gli stimoli che riceve dall'esterno. E questo è quello che capita, per esempio, quando noi ci troviamo davanti a quelle che chiamiamo le illusioni ottiche. E ce ne sono davvero di tanti, tanti tipi diversi. Non sempre la realtà è come la vediamo, e non sempre tutto quello che vediamo è reale. Per esempio, vedete quel triangolo laggiù? Sembra un bel triangolo solido, fatto di legno. Ma siamo proprio sicuri che sia un triangolo? Guardate cosa succede. Jacopo riesce ad attraversarlo col suo corpo. Jacopo, puoi dire di aver donato il tuo corpo alla scienza. E in effetti sì, noi lo percepiamo come triangolo solo se lo osserviamo da un preciso punto di vista e grazie a un effetto prospettico. Ma basta cambiare punto di osservazione o ruotare di poco la figura per rendersi conto che non è per niente un triangolo. Anzi, potremmo dire che quello che vedevamo prima era un triangolo impossibile. Conoscete altre illusioni ottiche? Osserviamo queste due maschere. Camminandoci davanti, sembra che volgano lo sguardo in direzioni opposte. Inoltre, sembra che entrambe le facce sporgano dal muro, ma in realtà solo quella sinistra è in rilievo, mentre la seconda è concava, ovvero incavata sulla base bianca. Ma il nostro cervello è abituato a vedere i volti in rilievo, e quindi veniamo ingannati. È divisa in due parti da un cerchiolino rosso. Queste due parti ci sembrano di lunghezza differente. Se però utilizziamo un righello per andarle a misurare, scopriamo che i due segmenti, da qui al puntino rosso, è esattamente lungo come il segmento che va dalla punta della freccia al puntino rosso. Quello che ci inganna è la prospettiva. Questa illusione ottica sembra che questo tavolo sia più lungo di questo qua. Ma se noi misuriamo il lato del tavolo, osserviamo che in realtà questo tavolo qua è più corto di 1,5 cm rispetto all'altro. Quest'illusione simula il movimento, focalizzando il nostro sguardo al centro di uno di questi cerchi, ci sembrerà che quelli attorno girino e si muovano. Questa invece è una figura ambigua, infatti rappresenta due soggetti con una sola immagine. Dalla vostra prospettiva adesso vedrete un uomo con i baffoni e un cappello, mentre se giriamo l'immagine, i baffoni diventano la criniera del cavallo, mentre il cappello la punta del muso. In
In questa illusione ottica il nostro cervello ci inganna e ci sembra di vedere un triangolo bianco, di un bianco più brillante rispetto al fondo dell'immagine, sovrapposto a tre cerchi disegnati in blu. In realtà il triangolo non esiste, non sono disegnati i lati, siamo noi che immaginiamo di vederli. Se copriamo uno dei circoli blu, vediamo che questo triangolo scompare. È un'illusione dovuta al fatto che il nostro cervello tende a completare le immagini che si trova davanti sulla base dell'esperienza. Che paura, un gigante! In realtà questa illusione ottica sfrutta la prospettiva, infatti le due figure sono uguali, hanno la stessa altezza, ma inserite nello sfondo il nostro cervello ci suggerisce che quella dietro sia molto più grande. In questa illusione ottica tutte le linee ci sembrano storte. In realtà se andiamo a controllare con un righello vedremo che sono perfettamente dritte, come potete vedere. A ingannarci è proprio lo sfasamento che c'è tra le barre orizzontali, che ci fa sembrare che le linee grigie siano invece non regolari. Qual è il legame tra il cinema e le illusioni ottiche? Uno strumento che è stato inventato nella prima metà dell'Ottocento e che possiamo dire che sia un po' l'antenato del cinema, è lo zootropio, che è una macchina molto semplice, costituita da un cilindro, le cui pareti laterali hanno una serie di fessure equidistanti. All'interno del cilindro vengono messe invece una sequenza di immagini fisse che rappresentano però i vari step di un'azione. Se, come Lorenzo sta facendo, ci poniamo di lato e osserviamo l'interno dello zootropio attraverso queste fessure, riusciamo proprio a vedere un'azione animata. E il nostro occhio in qualche modo si inganna perché scambia una serie di immagini statiche come un movimento fluido. Lo zootropio può essere realizzato anche in maniera così un po' casalinga, per esempio ce l'ho fatta io, quindi ce la può fare chiunque. Io ho utilizzato una vaschetta, era il coperchio di una vaschetta di una confezione di formaggio, un cartoncino nero, uno spiedino e una cannuccia. Vedete che io riesco a tenere la base dello zootropio e con l'aiuto della cannuccia e dello spiedino riesco a farlo ruotare su se stesso. All'interno del cilindro che cosa devo mettere? All'interno del mio cartoncino nero devo incollare una striscia di carta su cui ho realizzato una successione, una sequenza di disegni. Io, per esempio, che sono una grande artista, ho provato a realizzare tutte le fasi di crescita di una pianta. Voi potete ovviamente replicare questo esperimento disegnando qualsiasi oggetto sia di vostro gradimento. Se lo zootropio vi sembra troppo difficile da realizzare, potete però cimentarvi con un altro semplice trucco legato sempre alle illusioni ottiche e al mondo del cinema. E in particolare potete costruire un taumatropio. Non spaventatevi, il nome è difficile, ma la realizzazione è semplicissima. Basta un disco di cartoncino con due facce. Su una faccia fate un disegno, sull'altra faccia fate un altro disegno che completa l'immagine precedente. L'importante è fare attenzione che sia capovolta. Per esempio, io qua ho disegnato un cavallino e dall'altra parte un fantino. Vedete che c'è il cavallo, se lo ribalto di 180 gradi c'è il fantino, quindi il fantino è disegnato a testa in giù rispetto al cavallo. Cosa succede se io attacco a questo disco di cartoncino due elastici e poi metto in movimento
con un gesto, con un movimento rotatorio, il dischetto. Guardate, provo a farlo lentamente e poi sempre più veloce. Quello che dovreste notare è che facendo ruotare velocemente questo dischetto, l'immagine si compone e quindi è come noi abbiamo l'impressione di vedere il fantino che cavalca il cavallo, per l'appunto, anche se fantino e cavallo si trovano sulle due facce opposte del mio taumatropio. Facile, no? Come descriviamo i colori? Avete presente i primi film che sono stati girati al cinema? Il cinema infatti è nato in bianco e nero e solo ad un certo punto è diventato a colori ed è stata una vera e propria rivoluzione. I film che siamo abituati a vedere ai giorni nostri infatti sono tutti a colori. E i colori sono tantissimi, giallo, arancione, rosso, verde, blu, viola, tutti i colori che ritroviamo nell'arcobaleno. Ma come mai noi vediamo un oggetto colorato? Ogni oggetto opaco assorbe alcune porzioni dello spettro della luce visibile e ne riflette altre. Ogni colore può essere descritto attraverso le sue caratteristiche. La tonalità, per esempio un giallo e un blu, sono due colori con tonalità diverse. Attraverso la saturazione, cioè quanto il colore è puro oppure è miscelato con una componente bianca, e attraverso la sua luminosità. Possiamo avere ad esempio un verde molto brillante e un verde più scuro. La tonalità è la stessa, ma cambia appunto la luminosità. Prima ho citato una parola difficile, ho parlato di spettro del visibile. Sapete cos'è uno spettro? La parola può essere utilizzata anche per descrivere un fantasma, ma non è quello di cui parliamo oggi. In questo caso lo spettro del visibile è un insieme di onde elettromagnetiche e in particolare è quella porzione di tutte le onde elettromagnetiche esistenti che può essere percepito dal nostro occhio. Le onde elettromagnetiche infatti possono essere di diverso tipo, ci sono i raggi ultravioletti del sole, ci sono i raggi X, oppure le radiazioni infrarosse che sono quelle che noi percepiamo attraverso il calore. Invece quelle dello spettro del visibile sono quelli che il nostro occhio riesce a percepire, che ci permettono proprio di riconoscere forme e colori. Per descrivere un'onda, gli scienziati usano le lunghezze d'onda. Come possiamo rendere questa cosa in maniera più semplice? Ogni lunghezza d'onda corrisponde a un colore differente. Vedete che lo spettro del visibile va dal rosso al blu. E in mezzo troviamo tutti i colori intermedi, il giallo, il verde, l'azzurro, eccetera. Un'eccezione è il viola, però di questo oggi non approfondiamo. Cosa succede quando i colori si mescolano tra di loro? Tutti i colori che abbiamo visto prima sullo spettro del visibile si ritrovano su questa ruota, vedete, divisa in vari spicchi, gialli, arancioni, viola, blu, azzurri, verdi, eccetera. Se la ruota sta ferma, il nostro occhio riesce a percepirli tutti separatamente. Ma cosa succede invece se questa ruota viene messa in movimento? Prego, Lorenzo. Guardate cosa succede. Pian piano, tanto più la ruota prende velocità, tanto più i colori si fondono e il nostro occhio li percepisce come bianchi, come bianco, finché la ruota non rallenta. Riproviamo. Accelerando, non riusciamo più a percepire i colori singoli, ma percepiamo una tinta unica che tende al bianco e quando la ruota rallenta, invece, torniamo a riconoscere i vari colori singoli. A tutti noi è capitato sicuramente di giocare a mescolare i colori, per esempio con le tempere, ma cosa succede invece se proviamo a mescolare i colori utilizzando delle luci colorate? Possiamo usare dei faretti, per esempio qui abbiamo un faretto rosso, poi ci servirà un faretto blu e un faretto verde. Questi tre colori sono i tre colori fondamentali per la sintesi additiva dei colori, quindi sono i tre colori fondamentali grazie alla cui mescolanza possiamo ottenere tutti gli altri. Proviamo per esempio a miscelare il rosso e il blu.
Quando una luce rossa e una luce blu si incontrano, otteniamo il color magenta, una via di mezzo tra un rosso e un viola, diciamo così. Se invece mescoliamo il verde con il rosso, otteniamo una luce gialla, giallo-aranciata. E invece se misceliamo il blu con il verde, otteniamo il color ciano, che assomiglia un po' a un celeste, diciamo così. Quindi i tre colori fondamentali, rosso, verde e blu, sono per esempio la terna di colori che si utilizza negli schermi televisivi per ottenere tutti i colori che ci interessano, mentre i tre colori secondari che abbiamo ottenuto dalla loro mescolanza, il ciano, il giallo e il magenta, sono i tre colori fondamentali che vengono usati per esempio per i processi di stampa. Cosa succede se però i tre colori primari, verde, rosso e blu, li misceliamo, li mescoliamo tutti insieme? Provate a guardare al centro, si ottiene una luce bianca, perché in realtà la luce bianca è la luce che si ottiene dalla mescolanza di tutte le altre. Pensate a quello che abbiamo visto con il disco con gli spicchi colorati di prima, il meccanismo è molto simile. Con queste tre luci colorate, con questi tre colori fondamentali, possiamo anche giocare a produrre delle ombre colorate. Noi siamo abituati a vedere le ombre nere. Quando noi abbiamo un'ombra nera c'è assenza di luce, quindi c'è un corpo che si interpone tra la sorgente luminosa e la superficie su cui viene proiettata. Qui invece otteniamo delle ombre colorate. Vedete la mano? C'è una mano ciano, una mano verde, una mano gialla, una mano rossa, una mano magenta. Otteniamo tutti i colori che abbiamo citato prima. In particolare, a seconda di quali sono i faretti che si intrecciano nei diversi punti, noi vediamo comparire i vari colori. E possiamo giocare producendo proprio tante immagini colorate. Possiamo giocare con il nostro corpo, oppure riprodurre opere d'arte, o inventarci altre statue. Vabbè ragazzi, direi che insomma io sono soddisfatta. È vero che non mi avete fatto vedere neanche un film del programma del Torino Film Festival, però è stata una bella esperienza, un bel viaggio insieme. Ma sì, dai, oggi abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo approfondito temi come la vista, i colori e tutto che è legato al cinema. Abbiamo sfruttato il cinema come tema per approfondire argomenti scientifici tipici del laboratorio del perché. E poi quello che mi piace di voi scienziati, che però non avete fatto solo teoria, concetti difficili, però mi avete fatto vedere anche cose che a casa possono essere ripetute, e quindi adesso credo che, insomma, nei prossimi giorni saprò come passare il mio tempo libero. Ottimo. Bene. Ciao. 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 Allora, speriamo che, insomma, di avervi accompagnato in un viaggio interessante. Come avete visto, noi ce la caviamo meglio con la scienza che non con le riprese, la regia. Il lavoro lo lasciamo a chi del cinema fa una professione, però speriamo di aver suscitato in voi qualche interrogativo, qualche curiosità che, insomma, vi possa accompagnare anche nella scoperta della realtà che ci circonda e anche dell'esperienza, appunto, che tutti noi possiamo fare andando al cinema. Per ogni altro interrogativo che potrete avere e che potrete sperimentare insieme a noi, vi aspettiamo al più presto al Perché, sperando che ci si possa ritrovare in presenza quanto prima. Ciao a tutti di nuovo!